Il sole sta tramontando sul lago e a me piace tantissimo il lago, però sinceramente io sono particolarmente attratta anche dal castello, il castello Orsini Odescalchi, che è visitabile. Ora mi dovrò informare se anche con le nuove normative di restrizioni varie, è ancora visitabile oppure no, però comunque adesso mi limito a raccontarvi qualche cosa dalla terrazza di casa. In realtà sul castello potete trovare quello che vi pare, tantissime notizie anche per i fatti vostri, basta che cerchiate su internet, questo è ovvio. Però io appena avrò l'occasione andrò a visitarlo e ve lo racconterò un po' alla mia maniera. Intanto mi sono guardata un po' di notizie perché non sapevo assolutamente nulla su questo castello, devo dire la verità. Ma ne ero particolarmente attratta e poi credo di aver capito anche perché ne sono così attratta. Non solo perché è bello, ma perché nella sua storia racchiude un particolare che comunque, anche se alla lontana, mi riguarda. Comunque, dicevo, l'edificio è del XV secolo, visto? Appartiene ancora adesso alla famiglia Odescalchi, che lo gestisce. Fanno spesso, a parte che, come dicevo prima, è visitabile, ma poi fanno anche degli eventi. Facevano dei matrimoni prima che scoppiasse la pandemia. Matrimoni anche di, diciamo così, VIP, di gente famosa. Se non ricordo male, lì si è sposato anche Rosa Ramazzotti, per esempio. Comunque, la famiglia De Scalchi, che lo gestisce ancora e che ne è ancora la proprietaria, aveva preso l'aveva rilevato, aveva rilevato la signoria di Bracciano dagli Orsini alla fine del XVII secolo. E quindi è per questo che il castello si chiama Orsini Odescalchi. È riaperto al pubblico dal 1952 e ha una storia molto ricca e molto 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 interessante che, come ho detto prima, ripeto, io vorrò raccontarvi se potrò, alla mia maniera. Comunque, visto che c'è una leggenda molto famosa che appartiene a quella che è la serie delle leggende nere del Rinascimento, ed è cioè la leggenda del fantasma di Isabella de Medici. Ed ecco che qui ci riallacciamo a quello che dicevo prima, cioè al fatto del perché mi attraeva così tanto questo castello. Perché questo castello ha ospitato Isabella de Medici, che in quanto de Medici era nata a Firenze, e Firenze è la città che fa parte della mia storia, perché se voi mi chiedeste qual è la città che io amo di più in assoluto, vi direi Firenze. Io a Firenze ci ho vissuto e una parte della mia vita è molto legata a quella città e alla storia di quella città. Dicevo, Isabella de Medici era particolarmente legata al castello di Bracciano, amava molto anche il lago, era figlia di Cosimo de Medici e di Cosimo I de Medici, la figlia prediletta, e di Eleonora di Toledo, ed era andata sposa a soli 14 anni a Paolo Giordano I Orsini. E quindi ovviamente lei trascorreva moltissima parte della sua vita a Firenze, nella attuale via Cavour, viveva lì insieme al marito su esplicita richiesta di Cosimo I de Medici, però poi veniva anche qua a Bracciano. C'è tutta una leggenda, secondo me andrebbe approfondita la figura di Isabella de' Medici, perché al di là delle leggende è una figura di donna molto moderna per l'epoca ed è una figura storica estremamente interessante. Però se vogliamo attenerci alla leggenda, allora la leggenda dice che lei praticamente ospitava lì nel castello, dove c'è ancora la sua stanza, i suoi amanti e poi praticamente quando aveva finito di divertirsi, li faceva uscire da una uscita secondaria attraverso un corridoio buio. Questi poveretti non vedevano una botola che era aperta nel pavimento del corridoio, questi cadevano giù e finivano, e morivano, e se non morivano venivano comunque finiti dalla calce viva che si trovava al piano terra, insomma, della fine di questa botola. Il marito, Paolo Giordano I Orsini, che sapeva dei tradimenti della moglie e che era innamorato di un'altra donna,
un giorno decide di uccidere Isabella e la fa venire nella villa vicino a Firenze e la strangola. Dopodiché la storia in realtà ha dimostrato che questa era solo una leggenda, che lui non l'ha ammazzata e soprattutto che Isabella non era questa dama nera che viene descritta appunto dalle leggende dell'epoca, che attiravano sicuramente la morbosità delle persone, ma che con la storia probabilmente hanno poco a che fare. Dicono comunque che c'è il suo fantasma che si aggira non soltanto nel castello, ma anche lungo le rive del lago, lago che lei amava tantissimo. D'altra parte, non c'è castello senza fantasma, questo è ovvio. Non sarebbe un castello interessante se non avesse la sua bella leggenda di fantasmi. Io però vorrò poi approfondire un po' meglio la figura di Isabella de' Medici e di suo marito, di Paolo Giordano Primo Orsini, magari se possibile emendandole un po' dalla coloritura delle dicerie popolane e popolari e attenendomi un pochino magari di più ai fatti storici. Però resta il fatto che ora so perché questo castello mi attrae molto, perché comunque è legato alla storia della famiglia Medici in parte. Io non lo sapevo perché, ripeto, confesso la mia ignoranza, io del castello di Bracciano non sapevo assolutamente nulla prima di venire qua e di vederlo dalla terrazza dove attualmente sono ospite. E quindi niente, ad ogni modo ha un fascino anche architettonico molto bello. È bello a quest'ora della sera, è bello la sera quando è illuminato, è bello la mattina quando è acceso dai colori della luce del sole. È bello tutto, insomma. E prossimamente spero di andarlo a visitare.